siamo all'interno di uno spazio dove si parla di natura, si parla di benessere, ma si parla soprattutto di cultura al benessere, in quanto nella cultura del benessere oggi pochi centri in Italia e in Europa di cui la mia società ne sta realizzando, purtroppo se ne parla sempre poco, e qua la committenza Bertolino ha voluto esaltare, al di là degli aspetti, al di là dei piaceri che potrete vedere, ha voluto esaltare molto quello che è l'alto profilo professionale. Ed è per questo, come potrete ben vedere, sono stato incaricato sia come progettista sia come azienda a rispettare dei canoni ben precisi, quello dell'alto profilo artigianale. Infatti una cosa che vedrete, la committenza ha dato incarico a delle aziende, compresa la mia, di alto profilo per mantenere forte quello che è la qualità e soprattutto la ricercatezza. Mi permetto adesso di guidarvi, di portarvi e vi farò notare alcune particolarità, al fine che spero che quello che voi vediate possa essere cosa di spunto e non soltanto di un bel vedere, ma di spunto, e con l'invito di potervi ospitare e far vedere di persona tale struttura. Stiamo entrando nel corridoio emozionale della zona asciutta del centro benessere, dove qua si realizzano e si formano molti trattamenti. Come potrete ben notare, il corridoio già parla di emozioni, in quanto abbiamo voluto realizzare queste delicate tende strutturali che hanno una colorazione cangiante che vuole riflettere la morbidezza e l'effetto del tessuto, dove qua dietro si nascondono i segreti che sono nient'altro quelle delle cabine trattamento. Uno degli elementi importanti e caratterizzanti di questo centro è la cabina del sale, che ve la voglio mostrare. È una cabina che, mi permetto di dire, è uno degli elementi più terapeutici presenti all'interno del centro benessere. Oggi si fa normalmente molto aerosol, questo invece è il trattamento dell'aerosal. L'aerosal è una novità, in quanto una persona, come possiamo essere in questo momento noi, entra all'interno, dopo 15 minuti di aerosal ottiene dei benefici come aver fatto quasi un mese di aerosol, senza avere invasioni inalative, ma bensì vivere uno spazio rilassato all'interno di un mondo coperto di sale. Un sale che crea un grande beneficio alla nostra salute e soprattutto a quello che è un benessere legato a un percorso che si andrà poi di seguito a continuare, soprattutto nelle parti vicine. Usciamo dalla cabina del sale e andiamo a vivere degli spazi dove potrete notare dove la nostra società, la Maligno, ha realizzato con dedizione una ricerca di materiali polisensuali. Come polisensualità ha voluto inserire dei materiali innovativi, in quanto abbiamo utilizzato questo materiale che al tatto ha proprio una sua morbidezza, una ricercatezza alla natura, lavorati una chiave moderna, aiutato da questi giochi di luce che creano emozionalità. Infatti tutte queste cabine hanno un valore che il cliente può, prima di entrare all'interno della cabina, può scegliersi una sua scenografia, una scenografia che è data di suoni, di rumori, di luce, quindi mettere in dinamica i cinque sensi umani, che sono degli elementi caratterizzanti di ogni centro benessere, ma in altri casi devo prendere e subire quello che mi viene dato. Qua io invece posso veramente renderlo personalizzato a tutti gli effetti. Una cabina dove anche qua ci sono dei trattamenti supportati da dei macchinari come quello della Senolux, che è un trattamento più dedicato per le signore, dove l'azienda ha voluto anche qua inserire dei materiali sempre naturali, in quanto, come potrete ben notare, sono delle boiserie con la texture della pigna,
che voleva riprendere anche un po' e rendere questa cabina dedicata al Monte Pigna, che è il monte che sovrasta, che domina questa vallata. Materiali naturali come può essere il top in corten, un materiale innovativo, perché il corten vive col concetto ferroso, quindi noi abbiamo voluto portare il concetto ferroso sull'applicazione del mobile, infatti è legno con una finitura corten. Da qua ci spostiamo e andiamo in una cabina dedicata maggiormente alle signore, in quanto all'interno di questa struttura una persona può fare la costruzione delle unghie, la famosa manicure e pedicure, dove in questo piccolo spazio l'attrice, l'attore e la persona. Infatti abbiamo voluto esaltare anche con questa poltrona tecnica molto architettonica, con dei colori anche cangianti, perché oggi è una moda anche importante, oltre che la cura dell'unghia delle mani, ma soprattutto è un grande business anche quello della ricostruzione, della personalizzazione delle unghie. Fulcro importante di questo centro è questa cabina, che è una cabina che si chiama cabina Aquatouch. Aquatouch porta il nome nient'altro che da questo macchinario e da questo lettino, dove qua sopra si possono applicare dei trattamenti particolari e unici. Unici in quanto sono di patrimonio del gruppo Reneve, che è partner tecnico di questa struttura benessere. A livello architettonico abbiamo voluto non invadere con cose molto voluminose, ma bensì molto sterili, in quanto abbiamo voluto usare queste carte da parati decorative, questi rivestimenti in boisage sempre polisensuali, in quanto al tatto danno una sensazione veramente molto naturale, e questo effetto giocato di materiali legno, specchio, pietra e vetro, che danno un mixage e una combinazione interessante a quello che è l'ambiente. Mi sposto da questa parte, dove c'è una cabina che viene chiamata lui e lei, in quanto l'uomo e la donna in un momento di attrazione possono attrarsi anche all'interno della cabina e decidono di farsi fare un massaggio che viene chiamato lui e lei, vivendo anche qua il benessere in comunione. In questa cabina abbiamo voluto utilizzare colorazioni molto chiare, perché il colore sarà quello che gli viene applicato, quindi dagli oli alle creme e dai trattamenti, ed è per quello che anche gli stessi direttori tecnici ci hanno chiesto di mantenere una neutralità di colore, in quanto il benessere non deve essere coperto, soprattutto reso troppo opprimente, ma bensì creare uno spazio molto vivo. Il viaggio si conclude nella parte, diciamo, dell'area dei trattamenti in questo punto, che poi da qua si andrà nella zona ubina e nella zona bagnata, che vedremo successivamente. Una cosa che ho piacere di farvi notare è che noi siamo in una quota sottoterra, siamo a meno 10 metri dal livello zero della struttura, e per dare rapporto in luminotecnico e rapporto naturale abbiamo ricavato questi lucernari che mettono in correlazione il piano interrato col piano terreno, il piano luce, quindi creare proprio questa comunione tra il piano sotto e il piano sopra, al fine di evitare di avere un ambiente buio e oppresso, ma bensì molto luminoso e di grande rapporto. Quindi un luogo che parla di piacere di stare all'interno di uno spazio che, ahimè, si trova nel piano interrato, ma abbiamo voluto dare questo tipo di valore. Ci fermiamo qua e da qua andremo a vedere la parte della zona umida e bagnata.